vivevo a Roma e il babbo aveva una sorella che viveva a Isola e tutti gli anni d'estate, d'agosto, andavo a trovare la zia e c'era sta zia che lavorava, che quindi insieme a tutte le altre donne, e quindi insomma una bella cosa. Maria Semolesti Vittoria faceva dei corsi alle ragazze e tra cui l'ultimo anno ci sono andata anche io e altre amiche, insomma. E è nata così la passione. Il merletto irlandese richiede pazienza e lavoro, come tutte le cose antiche. L'Umbria ne conserva la tradizione centenaria. A Tuoro, le donne dell'associazione Pesco, nata alla fine degli anni Ottanta, continuano a lavorarlo. Questa associazione è la continuazione della lavorazione del merletto d'Irlanda, nato e portato all'isola maggiore del lago Trasimeno alla fine del Novecento e fatto conoscere dalla marchesa Elena Guglielmi, che praticamente ha insegnato alle donne dell'isola che all'epoca vivevano semplicemente di pesca e quindi aiutavano, oltre ai lavori domestici, aiutavano anche i mariti a fare proprio le reti a mano. Quindi piano piano le donne sono diventate delle bravissime merlettaie. E poi da lì è nata una scuola e a quei tempi l'isola era molto abitata, non è come ora che non c'è rimasto quasi nessuno. E tante donne, figlie, tutte a lavorare il merletto, perché c'era richiesta dei corredi. E poi piano piano è arrivato fino ai nostri tempi, grazie alla Maria Semolesti Vittoria che ci ha insegnato lei questa tradizione. La matassa delle tradizioni regionali si compone così anche di questi fili. Seguendo questi intrecci si tramanda ciò che è stato e lo si offre alle nuove generazioni, non solo di donne. Ci penso al fatto che sono l'unico che ha appunto 30 e passa anni che sta qui, quindi questa cosa mette anche un po' d'ansia, dice vabbè qualcun altro prima o poi entrerà da sta parte a dire voglio imparare pure io, ci ho sempre pensato, no? Però sì, sarebbe un peccato se queste cose non si sapessero più fare. Tutto quello che c'è in questa stanza ci puoi passare la vita a impararlo, diciamo. E quello mi piace tantissimo, e anche il fatto di stare con un gruppo di persone che stanno tutte facendo un po' la stessa cosa, tranquillamente, a chiacchierare, a raccontarsi storie, e si sta bene. L'associazione di Tuoro fa attualmente parte della rete del merletto italiano, che nel 2014 ha presentato la candidatura di questa tecnica a patrimonio immateriale dell'UNESCO. E in attesa del responso, le nuove merlettaie continuano a incontrarsi per fare ciò che amano, divertendosi. Anche mio marito mi dice sempre, ma sempre fa l'uncinetto, io rispondo, preferisco fare l'uncinetto che fa da mangiare, mi dispiace. L'uncinetto resta, no? Il pranzo finisce. No! Scusate!